We are. Thanks. C'è un carro funebre a casa, cioè l'assunto della mia vita, ragazzi. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo ancora qua con Nico Bellic, GTA 4. Stiamo facendo veramente uno sprint finale della Madonna. E dopo Flatline, dove abbiamo staccato palesemente la spina a una persona, oggi ci toccherà tornare da Jimmy Pegorino, perché ha ancora qualcosa da darci. Siamo alla mission numero 83, ne mancano 3 prima del bivio finale. Vi invito sempre a lasciare like al video, a iscrivervi al canale. Sì, senza intro zoomato. Sembra un po' un gameplay old style, stile 2013-2014. Però sto veramente facendo uno sprint assurdo per finire prima possibile questa storia, per poi dedicarmi alle espansioni e al capitolo successivo. Quindi ragazzi, comprendetemi da questo lato. E andiamo da Jimmy Peg, che se siamo bravi, in poco finiremo questa roba qui. Comunque, pest control. Welcome to the war, Counselor, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss, gentlemen, you're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, okay, Tom. Boss, I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Che inquadratura brutta, troppo zoomata. Comunque. Phil, yesterday we got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Angelotti's. Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up. Accento dell'est. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Ok. Andiamo a fare queste missioni vestito col camice. Perché no? Perché no? Perché no? A parte, andiamo a fare veramente poco, perché questa è la prima parte della missione. Questa musica è troppo rilassante. Questa è carina. Dov'è la macchina di Bernie? Troppo lontana. Potrei andarci con il taxino, vero? Vero, me lo lasci il taxino, grande. Ci siamo capiti allora. Bernie. So keep your grass. Thank you. Qua dentro c'è un bel regalino che Bernie ci ha lasciato, ma prima c'è la chiamata di Pegorino. If that's your decision, Mr. Pegorino, it's done. E niente. C'è da andare a uccidere Boccino. Ho abbastanza colpi di bazooka? Sì, ne ho uno e uno per la vita.
E penso possa bastare. Perché mica c'ho voglia di... di mettermi a sparare le macchine e tutto quanto. Quindi facciamo le cose... fatte a modo. Però il fatto che ci sia la polizia lì... mi garba poco. Quindi nel caso lasciamoli andare. C'è un taxi di Roman. Sta macchina qua prendo, vai. Mi sa di macchina più veloce. Cioè, più veloce tra quelle che ho visto, ecco. Perché farla a piedi potrebbe essere un problema. I see his car. He should be heading over to a chop shop in Moabo. Don't get too comfortable with him, Nico. Like every rat, he's a survivor. He's got good instinct. He has a bad feeling about you in particular. He wants some protection and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get a chump muscle to stop the gas out of way. It might create a good opportunity for you. Okay, he's down. Ammazzerei le sue guardie del corpo. Potrebbe essere utile anche un semaforino. Ok. Tre. No. Senti, vesti da McDonald's, togliti di culo. No, ne manca uno. Ok. Dai, easy peasy sta missione, raga. Veramente easy peasy. Hey, back. I had other stuff to do. I'll get on it, all right? I'll speak to you soon. Cosa vuole? The meeting went to plan, Mr. Pegorino. Clean enough to come job, Bellicus. I don't got much time to find, so clean. I'm walking. Perfetto, Re Boccino è passata miglior vita, da quel che si vede. Andiamo a salvare. E anche Pest Control è fatta. I'm robbing you, don't freak out. To Albany Avenue. Here we are, thanks. Un carro funebre a casa, cioè il riassunto della mia vita, ragazzi.